dell'Accademia Petrarca, convegno su Mario Luzzi. Siamo qui con il professor Giancarlo Quiriconi. Mario Luzzi, questo è il centenario della nascita, è una figura importantissima, perché? Siamo davanti, diciamo, alla presenza di quello che è, insieme a Montale e a pochi altri, il più grande poeta del secondo Novecento, se non fosse, insomma, di tutto il Novecento, comunque un grande poeta europeo, e un grande poeta che, morto appunto nel 2005, ha attraversato, diciamo, tutta la scena novecentesca, praticamente dagli anni 30 in poi, e arrivando in maniera produttiva fino appunto ben dentro il 2000, in una situazione nella quale, diciamo, la poesia, la letteratura subiscono, a me pare, un momento un po' di stanca, e quindi il magistero di questa, della sua produzione, di questa parola poetica è particolarmente rilevante anche come prospettiva, ecco, come prospettiva, diciamo, di futuro per la vita della cultura, per la vita della parola poetica e per il mondo stesso, un mondo che Luzzi ha capito molto bene dove stesse andando e che specialmente negli ultimi anni ha come dire, anche stigmatizzato nella sua deriva, diciamo, di crisi di civiltà. Quindi siamo davanti ad un fenomeno molto importante.